Che scusa se non ti ho dato il buonasera, scusa, ma figurati, Giorno, che fai, scherzi, fratello? Simpaticissimo davvero, mi fa un sacco di piacere, Antonio, benvenuto in live. Allora, signori, ricordo a tutti coloro che... Ok. Ok, ragazzi, va bene. Va bene. Tutto regolare, tutto. Aiuto! Wait! Scusate un attimo, ragazzi, è successo qualcosa che non mi aspettavo, onestamente. Vediamo se riesco a liberarmi da questa situazione. Via, 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 permesso, aspetta che mi libero. Fermi tutti che qua mi libero. Fermi che mi libero. Ma ho acceso pure il tergicristalli, no, way, c'è il... Ho il rimorchio incastrato dietro. Incredibile, ragazzi, incredibile le cose che mi possono succedere. Solo a me, ragazzi, col ritmo della scoteca nazionale, la conoscete tutti. E si vola sempre, ragazzi. Allora, bentornati in live, ragazzi. Grazie a tutti dei mi piace e benvenuti. Vi ricordo di lasciare un bel like se non l'avete ancora fatto. E basta, ragazzi, perché non si può fare altro. Devo dire che dopo questo incidente straziante mi sento anche un po' demoralizzato. Cosa cazzo succede? Qualcuno di voi in chat riesce per caso a spiegare... Ma questi che stanno facendo? Ah, no, sbatto, ci penso io. Via, perfetto, liberi, potete andare, signori. Alla prossima, arrivederci. Arrivederci. Ciao, Salvatore, come stai? Ho dovuto vedere il Volvo, ho dovuto prendere il man. Ho capito, Claudio, ho capito. Madonna, ragazzi, non mi posso distrarre qua stasera. Stasera sono più scatenato del solito, ragazzi. Mamma mia. Madonna santa. Oddio santo, che ho combinato? Ho fatto danno. Siamo sulla Piemonte Lombardia, ragazzi, e sto facendo dei disastri non indifferenti. Andiamo! Let's go al confine, stiamo per entrare in Lombardia, ragazzi, e sto combinando un casino allucinante, ma è quello che piace a noi, lo sapete. L'Alberto, Claudio, grazie dei like. Nunzio, grazie anche a te. Andrea, Loris, Nino, William, Antonio e Barcasal, grazie mille dei like, raga. Ho preso il muro, fratelli. Sei familiare di Nico Vandetta? No, Paolo, non lo sono, assolutamente. Tutti mi dite che notate questa somiglianza, che purtroppo, anzi, per fortuna, ragazzi, non esiste. Allora, anzi, a quanto pare esiste la somiglianza, ma non abbiamo nessun tipo di parentela. Qualche giorno inviterò Nico Vandetta qui in live con me a cantare sul camion al mio fianco, ragazzi, ve lo prometto. Ve lo prometto. Per il momento dovrete accontentarvi soltanto di me. Eh già, è successo qualcosa di paranormale, esatto, paranormal activity, tipo, ragazzi, qualcosa del genere è successo. Ciao Andrea, buonasera e bentornato in live, come stai, fratello, tutto a posto? Ma sei mio cugino alla lontananza? Sì, sì, Boring, siamo cugini, fra. Sto giocando anche io, invece sto dalla Calabria, devo arrivare a Milano. Azzo, ho capito, fra, bella Luisa, come stai, fratello, tutto a posto? Sei uguale, dice Paolo, madonna. Sì, ma noi, e vogliono revive, anzi... Mettiamo zitti tutti, pistole nella Gucci, bastardi coi cappucci, fanno ratatata, so come fare a buchi. Basta, 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 vieni stanotte a consegnare da me. Io lavoro con la concorrenza SD, ma se vieni a Milano, ti offro, va bene, dai, arrivo, arrivo. Oddio, mi sono portato... Oh, madonna, che incidente! Cioè, ho inciampato sul triangolo che c'era lì. Allucinante. Ma... Allucinante, ragazzi. Lascia perdere, meglio la scoteca. La scoteca, ragazzi, lo sapete già. Top di gamma la scoteca. Ho combinato un disastro, ragazzi. Non indifferente. Bella Claudia, Simone, Stefano, Luca, Enrico, grazie dei like. Come fai ad avere il rimorchio BRT? È una mod, è una mod. Ti basterà cercare nello Steam Workshop tipo Real Trailer o qualcosa del genere, se non mi sbaglio. La trovi facilmente. È una di quelle che ti esce subito, eh. E ci sono le varie compagnie. C'è tipo i rimorchi della BRT, della UPS. Oddio, mi è caduto il microfono. Recupero. Madonna, ragazzi, stasera sto facendo una quantità di incidenti scandalosa. Si vede che non guido da un po', vero? Si vede? Vai sulla Salerno-Reggio. Ma ci passeremo, Loris. Probabilmente dopo mi faccio un bel viaggiozzo lì, dai. Dopo andiamo in Sicilia, andiamo a casa mia. Ci arriverà per intero la merce? Non credo, ragazzi. Stiamo trasportando delle pere. Stiamo trasportando pere, ragazzi. Andrò a consegnare succo di frutta direttamente. Devo mettere le rotelle al camo, veramente? Allora, ragazzi, sapete qual è la verità? Che mi ribalto continuamente perché, come al solito, lo sapete, se guido in terza persona così, in visuale esterna,
mi ribalto continuamente. Se poi metto la visuale interna, non dico che non mi ribalto, perché mi ribalterò sempre, ma un po' meno, giuro. Mi fai morire, grande Mirko. Nitrex come il go-kart, esatto, veramente. Fra, non sa più guidare i tir, ora solo i droni. Esatto, ragazzi, il drone. Ma quanti di voi, ditemi un po' in chat, ragazzi, ditemi un po' in chat, quanti di voi hanno visto il drone che ho preso, ragazzi? Quella bombetta di drone che ho comprato, ecco, è pazzesco, ragazzi. Poppola, quando lo porti, fa: Mario, vediamo in questi giorni se torniamo con Santo. Vediamo, vediamo, non so dirvi di preciso, mi sto organizzando per ritornare bello operativo con Santo, ragazzi. Serata di danni, esatto, è una serata di danni, ragazzi. Avete detto bene. Bella Mirko, grazie mille del like, fra. Io devo prendere il per lavoro il drone, fra, è una bomba. L'ho preso anch'io per lavoro ed è veramente devastante, ragazzi, è troppo bello. Mi ci trovo da Dio, è una bomba, è fantastico. Sto 10.000 link per scaricare la mod dei remote, altre aziende. Fra, non mi viene semplice, trovi tutto sullo Steam Workshop, è veramente facile, fra. Non posso, insomma, non mi viene semplice mandarti i link. Guarda che sorpasso sportivo che gli ho fatto al collega. E via così, si vola. Sentiamo una strombazzata. Allora, però io vorrei non pagarlo sto casello. Vediamo con chi posso passare. Collega, tu che hai il telepass? Sì. Sì, senti, sì. O forse no. No, forse non ce l'ha il telepass, sapete? Forse non ce l'ha il telepass. Vediamo. Non ce l'ha il telepass. Passerò con lui, ragazzi. Sarà lui che mi farà passare. Ok, perfetto, ragazzi. Complimenti per l'acquisto. Avete visto che bomba, ragazzi. Il drone è troppo bello, ragazzi. DJI Mini 3 Pro. Assurdo, veramente, ragazzi. Assurdo, insano. Vabbè, ragazzi, sapete che vi dico. Per una volta mi sento civile. Pagherò il casello. E va bene. È successo. Sto pagando il casello, ragazzi. Sto pagando il casello. È successo. È successo. È andata così. E via così. E via così con la scoteca. Guarda questo contromano. Bam, il frontale non te lo toglie nessuno. E andiamo. È un frontalito col furgoncino. Ci sta sempre. E si vola. Let's go, dronazzo. Raga, è una bomba, vi giuro. Cioè, credetemi, ragazzi. Credetemi, è qualcosa di assurdo. Io non ho... È il mio primo drone. Non ne avevo mai avuto uno. È pazzesco, ragazzi. È veramente pazzesco. Una qualità di video assurda. Ora, il video che ho caricato su TikTok purtroppo stranava un po', perché devo imparare a renderizzare per bene, ragazzi, ma non appena prenderò padronanza massima del drone, credetemi, vi porterò dei contenuti che non avete idea, ragazzi. Non pagare che siamo mai pagato, chiara. Direzione Genova, ma siamo arrivati, siamo arrivati a Genova, ragazzi. Eccoci arrivati. Ma che state affando di vedere a mare? Bella Giovanni, sono tornato oggi dalle ferie, fra, come stai? Tutto a posto? E mi racconti, bella Matteo, Mario, Marco, Saverio, Miguel, Luigi, Ignazio e Mirko, grazie a tutti dei mi piace, raga. Siamo a Boringo e ti edita tutto, sì, fra, voglia, no, ma il formato TikTok, tipo, non mi è andato a buon fine. Quello è stato il problema. Devi farci vedere un po' di mare col drone, esatto, ragazzi, probabilmente. Io prendo queste, le poso qui e vi saluto, signori, buona live, arrivederci. Sono tornato, ragazzi, rieccomi. Passato bene le ferie? Beh, ragazzi, sicuramente avrei potuto passarle meglio, nel senso che è piovuto ogni giorno delle mie ferie. Ogni giorno. Non ho potuto fare niente, tranne che per qualche attività al chiuso, ragazzi. Non ho fatto nulla. Le mie ferie non sono state per niente belle quest'anno, ma almeno mi sono riposato. Quantomeno, ragazzi, ho fatto quello che è una cosa importante. Una rotonda all'inglesina bisogna sempre farla al rientro dalle ferie. Non dimenticatelo mai. È importante, ragazzi. Tutti provano ad imitare, ma senza successo. Rido solo ogni volta. Grazie, sono di San... Rido solo ogni volta. Grazie, sono di Caltagirone, ma ti seguo da Baden Baden. Dov'è Baden Baden, Giuseppe? Dove si trova Baden Baden? Bella Alia, Gian Michele, Federico, grazie dei like. Gianluca, grazie mille del follow. E benvenuto nella family, bro. Come andiamo? Tutto a posto?
Ma col guanto dell'infinito com'è andata la storia? È andata molto bene, l'abbiamo completato. Ho pubblicato un TikTok dove si vede il guanto completo con gli ultimi passaggi che abbiamo fatto, ma l'abbiamo finito, ci siamo riusciti. Effettivamente il pezzo che non ci corrispondeva era difettoso, ragazzi. Abbiamo fatto il rimborso alla Lego e adesso ho sulle mani per questo drop. Mi compro una nuova auto, una Toyota Go X-Cross. Bella, bella, voglia, bellissima. Germania, ho capito, Giuseppe. Cosa fai di bello in Germania, bro? Racconta un po', bella Giuseppe, Rebecca, Ivan e Matteo. Grazie mille dei like, ragazzi. Reggio Calabria presente, sempre presente, bella Giuseppe. Come stai, caro? Tutto a posto? Benvenuto, benvenuto in chat. Andiamo, si va di retro, ragazzi, e via. Vediamo se mi sono dimenticato come si fanno le manovre su Eurotrack, ma non mi pare proprio, ragazzi. Non mi pare proprio, guarda qua. Mamma mia, ragazzi, oh, che manovra vi ho fatto, ragazzi. Oh, che radio, leva qua. Che manovra vi ho fatto, mannaggia la miseria, ragazzi. Perfetta l'ho fatto, oh. Rebecca, grazie delle 100 stelle, cara, grazie mille. Termoidraulico, grande, Giuseppe, ho capito, bro. Bentornato, con ETS, troppa voglia, voglia. Non può mancare mai, lo sapete, ragazzi, lo sapete. A me piace la bisarca, bella la bisarca a guidare. Gian Michele, se ne trovo una la prendo, eh. La Silvia, Massimiliano, grazie dei like, ragazzi. Allora, raga, che ve ne pare di riproporre il Telemitrex? Vi ricordate quando facevamo il Telemitrex? Vi chiederete, magari per i nuovi, per chi non c'era ai tempi, in cosa consiste il Telemitrex? Intanto, raga, vi dico che è semplicissimo, veramente molto semplice. Il Telemitrex è un metodo per dare a tutti quanti voi la possibilità di scegliere la città da dove partire per il prossimo viaggio. Quindi, ragazzi, da questo momento fino alle 21:40 dichiaro aperto il Telemitrex. Bombardate la chat di città. Ok, dovete riempire la chat di città. Chiaramente più città scrivete, più probabilità avrete che io scelga il vostro commento. Alle 21:40 mi girerò, guarderò la chat e la prima città che mi salterà all'occhio sarà quella da dove partiremo per il prossimo viaggio, ragazzi. Dai, vai, voglio vedere uno spam bello massiccio in chat. Guido, grazie mille del follow e benvenuto nella family, caro. A posto, comunque sono maschi in questa chat un po' di... No, ci sono, Mirko, ci sono. Ci sono, dai, raga, vai con lo spam. Bravo, il mio lavoro è commerciante d'auto. Amo le bisarche da piccolo. Sono belle le bisarche. Francesco, grazie del like. Vai, vai con lo spam di città, ragazzi. Voglio vedere lo spammettino di città, dai. Dai. Belli agguerriti vi voglio con le città. Dai che alle 21:40 mi giro, sarò bello fiscale, ragazzi. Intanto proviamo a fare una corsa qui al porto, vediamo un po'. Dai, vai con lo spam, raga, vi voglio vedere belli agguerriti, vi voglio vedere. Belli aggressivi, let's go. Mastechila, por favor. Sentile il drop. E allora, signori, ecco che sono le 21:40 e la città scelta, Andrea, con Catania, ragazzi. La mia città, tra l'altro. Oddio, ma mi sono portato rimorchio. Scusi, signore, non volevo. Allora, signori, chiuso il telemitrex. Si parte da Catania. Ma com'è che si faceva il trasferimento veloce? No, perché non mi fa scendere? Scegli la destinazione. E vorrei scendere giù in Sicilia. Non mi fa andare. Oh, perché non mi fa andare? Ok, sono andato a Catanzaro, ci vado da là. Raga, chiuso il Telemitrex. Vi prometto che al prossimo viaggio torneremo con la col Telemitrex, ragazzi. Così avrete la possibilità di scegliere. Allora, ora sono a Catanzaro, ma devo andare a Catania. Catania è la città, eccola qua, ragazzi. La città prescelta è proprio Catania, ragazzi. È proprio lei. Tra l'altro, ragazzi, se volete vedere, insomma, il nuovo TikTok che ho pubblicato, anzi, Boring, se riesci a farmi il favore, sarebbe ideale. Se volete vedere il TikTok che ho pubblicato dove volo col drone, magari Boring, se riesci, lo spam in chat. Così magari i ragazzi, se non l'hanno visto, possono recuperarlo. Zona industriale di Catania, eccoci qua, ragazzi, alla zona industriale di Catania, all'IKEA. Arrivati, vediamo un po' che cosa troviamo come carico all'IKEA. Vediamo un po', ecco, abbiamo un pianale vuoto, oppure abbiamo un carico da portare a Nizza, in Francia. È un bel viaggio questo, ragazzi. Se no vediamo, lo recupero, grazie Fra, grazie mille. Grazie mille. No, non c'è punto esclamativo drone, Fra, non c'è. Vediamo se abbiamo in zona qualcosa dove posso prendere una bisarca, ragazzi. Andiamo, cerchiamo qua in zona. Allora, mappa, vediamo qua. Fammi vedere che rivenditori qua, che ditte ho. Qui forse potrei trovarla una bisarca. Vediamo se la trovo qua. Anzi, sapete che vi dico? La cerchiamo direttamente.
Ah, è che però poi da qui non la trovo. Vediamo cosa troviamo lì, ragazzi. Facciamo sto tentativo. Se trovo la bisarca la prendo. Se no, ragazzuoli, andiamo col carico che troviamo. Eccolo lì, ragazzi, che Boring ha appena spammato in chat il TikTok. Cliccate sul linkettino che vedete in questo momento in live, ragazzi, per vedere il TikTok dove appunto ho fatto il mio primo test ufficiale col drone. Mi dispiace per la qualità se non è il top, ragazzi, ma migliorerò, ve lo prometto. Ve lo prometto, ragazzi. Date un'occhiata, è un video che ho fatto su TikTok dove provo il drone che ho acquistato. È una bomba, ragazzi. Vediamo un po' che troviamo. Bella Luca Sebastiano, grazie dei like, ragazzi, e benvenuti in chat. Come state? Tutto a posto? Olè, eccoci arrivati alla Mapei, ragazzi. Oh, non sbattere. Oh, ok, perfetto, ci siamo. Bella Simone, come stai, caro? Oh, benvenuto in chat. Olè. Vediamo che lavori hanno. Non hanno una bisarca, ma io direi di trasportare assolutamente questo, ragazzi. Guardate qua che bomba, un escavatore, lo trasporto molto volentieri, devo dire. Buonasera a lei, dottor Alex, come andiamo? Tutto a posto? Benvenuto in chat, Danilo, Mirko e Luca, grazie dei like. Martina, grazie mille del follow e benvenuta nella Mitrex Family. Let's go! E via, raga, con la musica migliore di tutto Facebook Gaming, lo sapete già, ragazzi, lo sapete già, guarda qua. E via così, si riparte, agganciato il nostro escavatore. Una bella bestiolina, carico di un certo livello, devo dire. Ma non temiamo nulla, ragazzi. Un autista esperto del mio calibro, un escavatore del genere, lo trasporta senza problemi e si vola. Ciao Vincenzo, benvenuto, caro. Mi fai sdraiare dalle risate, zio, assurdo, sei assurdo. Scoteca grande, Raffaele, mi fa un sacco di piacere, bro. Let's go, preparatevi però al video di Google Art, sperando sia pronto per venerdì. Grande, Boring, dai, se spinge. Oh, 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 boom. La signora è eliminata e si riparte. Ci rimettiamo in carreggiata e la nostra direzione per il viaggio è Taranto, ragazzi. Taranto, la Faircam di Taranto, ragazzi. Catania-Taranto è il nostro viaggio. Godiamocelo. Si vola, bella reggae music. Andrano, grazie mille del like. Michele, grazie anche a te. Benvenuti in chat, ragazzi. Tutto bene, che mi raccontate di interessante? Olè, devo fare un sorpassino qui, che tempo da perdere. Onestamente, non ne ho. Non ne abbiamo tempo da perdere. Abbiamo un escavatore da portare a destinazione. Devono fare dei lavori. Ma soprattutto ciò che bisogna fare, ragazzi, è prendere la rotonda all'inglesina e via così. Olè, collega, tutto a posto? E si vola, signori. Direzione Messina. Andiamo a prendere il traghetto e facciamo la Salerno-Reggio Calabria, come mi aveva chiesto prima qualcuno, non ricordo chi. Olè, guarda quel sorpasso, un sorpasso un po' brusco per il signore. Però l'ho portato in carreggiata, via. La bisarca sarebbe il camion e porta le auto in parole povere. Esatto, esatto, Mario, sì, la bisarca è proprio quella. È proprio quella, ma purtroppo non ne avevo una disponibile a Catania, ma vedrò di trovarne una. Bella Buma, Angelo e Alfredo, grazie dei like e benvenuti in chat, ragazzi. Si alza le mani. Oh, raga, sulle mani, perché questi pezzi sono top. Adesso parte una ripetizione. La scoteca è operativa in città. Guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua. Il trick, signori. Mamma mia. E si ritorna dritti. Mamma mia, che qualità. Lo sapete già, signori. È solo qualità. La Mitrex Eurotruck Corporation. Se vi servono trasporti di qualsiasi tipo e genere, non esitate a contattarmi. Let's go, è sulle mani per la scoteca! E andiamo, ragazzi, si vola! Let's go, me lo fate un bel punto esclamativo clip, ragazzi, 240, e questo è da clippare. Che cosa ho fatto con sto camion, ragazzi? Il trick ho fatto, mamma mia! Si vola sempre, ragazzi, lo sapete, è sinonimo di qualità. Allora, che mi raccontate, raga, finite per tutti le ferie? O avete ancora ferie arretrate? Quello lì comunque, quello con quella punto grigia avanti e sta peggio davanti a me, sono i malcapitati, signori. Sono loro i malcapitati, mi dispiace per loro, ma sono i prescelti. Già, già, già. Ok, la signora è riuscita a passare e io anche, ho forzato la sbarra e si vola. Let's go, andiamo, non c'è problema, ragazzi, non c'è alcun tipo di problema. Lo sapete, il camion della Euromitrex Corporation, della Etna Truck Corporation, è progettato bene. Raga, l'Etna top di gamma, sì, confermo. Confermo, finite due settimane, fa lavoro con... Ah, ho capito, Raffaele. Ho capito, raga. Ci sta, casello all'inglesina, esatto, Pablo. Ho fatto un casello sportivo. Bella Pablo, Anna, Raffaele, Alfredo, Angelo, grazie dei like, ragazzi.
Let's go, zero problema, nessun problema ragazzi, nessun problema. Nessun problema, le mie ferie sono finite. Cosa avete fatto di bello ragazzi? Raccontate, qualcuno di voi ha fatto un bel viaggio? Viaggi avete fatto? Oh, boom, anche quello volato. Let's go. Guardate che bella raga la strada. Ora vi farò vedere quanto è fedele alla realtà. Per chi non l'ha ancora vista sto gioco, la Salerno Reggio Calabria raga, fantastica. Fantastica. Prego, sei tutto impazzito con sto camion. E per forza, Buma, per forza. Qua siamo fuori controllo. Guarda qua, guarda qua, guarda questi, guarda questi. Guarda, 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 apri la sbarra, grazie. Grazie. Olè, olè ragazzi, abbiamo risolto. Abbiamo risolto, insomma, non proprio. Ecco, diciamo che qui non è andata proprio bene, ecco. Non è andata come speravo. Sono rimasto incastrato sul guardrail, ragazzi. C'è stato sto problema. Ma risolviamo velocemente. Risolviamo velocemente. Voilà, camion nuovo di zecca, ragazzi. E non è successo nulla, si riparte. Let's go. E questa è la qualità, ragazzi. Lo sapete già come funziona. Mi sono fatto 2 settimane in Bulgaria dopo. Oh, bella Mario, ci sta fra. Mi nel panico, dai, Ottavio, lo sai. Lo faccio sempre. È colpa del telepass, non funzionava, ragazzi. Un blotto al casello, ho pagato. È vero, ti sei ingagliato, cioè, sì, ragazzi, sono rimasto incastrato sul guardrail, purtroppo, mannaggia la miseria. Sta per succedere qualcosa di grave, sì, in prossimità di un casello, lo sapete già, ragazzi. Sarebbe da fare nella realtà, madonna, boom, è da arresto, tipo, diretto e immediato. La qualità della scoteca, ragazzi, lo sapete, non è uguale. Ditemi la verità, non vi è mancata la scoteca mentre non c'ero, ditemelo. Lo so che vi è mancata, lo so, la potete dire la verità, ragazzi. Infatti Diego ha detto sta per succedere qualcosa di grave. Grande, che grande, grande Danielino, tu sei un grande bro. Vi voglio bene raga, mi siete mancati un sacco, mi siete mancati un sacco, vi giuro. Let's go, nel frattempo mi porto la fiancata, il carrozziere sarà entusiasta di ciò che sta vedendo. E via così ragazzi, i carabinieri, guarda. Boom, e via così, eliminati signori. Eliminati, avevano provato a farmi una multa perché andavo contro mano. Guarda qua, hop, hop, e voilà. Lo slalom, ragazzi. Sei molto divertente, mi sono assonnato. Santiere, sono svegliato a prezzo. E ci sta, Chiara. Abito in Salento, una vita in vacanza. Ci sta, fra, bellissimo. Affitto un camion riporto e ti vengo a prendere. Ma guidi tu, minchia, fra, ma non te lo consiglio, Buma. Sei sicuro? Sei proprio sicuro? Bella, Daniele, Massimo, grazie dei like, raga. Oh, stavo svoltando dove non potevo, ragazzi. Stavo esagerando. Via le boccette, esattamente Gabriel, hai detto proprio bene, fra. Siamo proprio a Messina, il palo lì mi ha chiesto il sindaco di Messina di staccarlo perché non serviva. Via così, come si fa a giocare questo gioco? Davide, devi comprarlo su computer, si chiama Euro Truck Simulator 2, bro. Let's go. Ok, siamo arrivati al porto di Messina, guardate qua ragazzi, il porto di Messina. Siamo arrivati all'imbarco dei traghetti, ragazzi, let's go. Direzione Villa San Giovanni, sì, addio carabinieri, esatto Simone, hai detto bene, e vai così ragazzi, si sale sul traghettozzo, e andiamo, un saluto al sindaco di Messina, un salutone, e vai così, olè, perfetto, ci siamo, sì grazie, vorrei un biglietto per Villa San Giovanni, grazie, grazie mille, e si vola ragazzi, bella Davide, Michele, Massimo, grazie dei like ragazzi. Hai la fiancata un pochino surriscaldata. In che senso, Diego? Perché ho strisciato il guardrail. Ma va, figurati che vuoi che sia. Una fiancata in più, una fiancata in meno. Ma va, ma va, non ti preoccupare, figurati. E la Davide, grazie mille del like. Benvenuto in chat. Tutto a posto? Si può giocare su PS4? No, bro, è un'esclusiva. È un'esclusiva computer questo gioco. E come disse il signore una volta, è luce fu ragazzi, ed eccoci arrivati a Villa San Giovanni. Sono diventate magicamente le 8 del mattino per concederci di effettuare un bel viaggio tranquillo e senza problemi. Il tempo è... il clima è dei migliori. Dicevo, il clima è dei migliori. La giornata sembra promettere bene, non sono previste precipitazioni in quel di Reggio Calabria. E questo palo mi ha chiesto il sindaco del comune di Reggio Calabria di staccarlo, ragazzi. Sì, tranquilli, tranquilli. No problem, no problem. Un salutone al sindaco di Messina per aver distrutto l'arma dei carabinieri. Costo del gioco 7 euro, 6 euro, credo, qualcosa del genere. Costa pochissimo, ragazzi, credetemi. Poi chiaramente c'è la possibilità, guardate, vi faccio vedere. Faccio vedere al volo. Per chi non lo sapesse, c'è la possibilità di comprare il gioco completo. Allora, il gioco base prevede soltanto il centro dell'Europa, solo questa zona qui, è una parte di Italia se non mi sbaglio, è l'Inghilterra.
Mentre tutto questo che vedete sono le mappe che si comprano a parte. Per comprare il gioco completo, allora, il gioco base costa 7 euro. Per completarlo con tutte le varie espansioni e le varie mappe dell'Europa, costa intorno ai 50 euro, credo, qualcosa del genere. Qualcosa del genere. Sono stato via perché mio padre, che è successo? Paolo, mannaggia, mi spiace, fra, madonna. Mannaggia, fra, spero nulla di grave, dai. Oh, dai, che ti ritiro su io il morale. Dai, bro, non mi dare brutte notizie, mannaggia. E niente, ragazzi, si vola. Ecco qui, raga, la Salerno Reggio Calabria. Stiamo iniziando proprio in questo momento, stiamo entrando sull'autostrada. Adesso vi farò... Ah no, ma forse non la prendiamo, ragazzi, perché... Wait, aspettate un attimo, perché io forse devo andare... Ecco, appunto, io non la prendo... Ah, vabbè, un pezzo la farò di Salerno-Reggio, poi a un certo punto si va per Taranto. Ok, perfetto. Vai, andiamo. Per la live, comunque, ti ringrazio, Paolo, ti ringrazio. Una fermata al Mac non sarebbe male. Oh mio Dio, buono, calmo, stai calmo, ole. Hai visto? Tutto a posto, ok. Ritorniamo indietro, bella Davide, grazie del like. Andrea, come stai? Grazie mille del like e benvenuto. Rifacciamo manovra. Olè, ci sono, operativo, carico. Si ritorna in carreggiata, ragazzi. E si riparte, andiamo, bella Angelo. Grazie mille del like, Pasquale, grazie anche a te, benvenuto in chat. Escavatorino abbastanza leggero e si vola. Fai la ionica, non posso decidere io. Purtroppo le strade devo fare quelle che mi dà il GPS, sai, Diego. Mi piacerebbe fare l'altra, ma non posso deciderla, purtroppo. Era Francesco, grazie delle 100 stelle. Fra Angelo e Nicola, grazie dei like. Tra l'altro, signori, vi ricordo che potreste avere 100 stelle gratuite da donare. Vi basterà guardare in basso, giù, nella sezione delle stelle, accanto al chat box. C'è disegnato una stella. Cliccando lì potreste avere 100 stelle gratuite da inviare, ragazzi. Date un'occhiata. Perché lasciarle lì? Poi fanno la muffa, ragazzi. Andrea, tutto a posto? Oddio, ragazzi, mi sono incastrato qua. Allora, Roberto, grazie del like. Paghi Nicolas, grazie anche a voi, ragazzi. Passa da Brindisi. Vediamo se c'è. Andre, grazie delle 100 stelle. Grazie mille. Non so se c'è Brindisi nella mappa, non mi ricordo. Non mi ricordo se c'è come città esplorabile. Oh, chef, come andiamo? Tutto a posto? In Calabria alla grande. Sì, paghi, siamo in Calabria. Stiamo risalendo la Calabria. Stiamo andando in Puglia, direzione Taranto, per questo viaggio. E come potete vedere, stiamo trasportando questo piccolo escavatore. Ciao Dani, grazie mille e bentornato anche a te in chat. Come andiamo? Tutto a posto? Dopo una settimana di ferie, ragazzi, siamo ritornati di nuovo carichi e operativi, come sempre, lo sapete. Lo sapete già. Voi che avete fatto, invece? Diego, grazie mille delle 100 stellozze, bro. Francesco e Andrea, grazie anche a voi, ragazzi. Di cuore. Let's go. Vittorio, Rossella e Dani, grazie mille dei like. Eccolo qui, il ponte classico della Salerno-Reggio, ragazzi. Il nuovo ponte, andiamo. Per far partire il party, non lo so, Ogni tanto, che succede ogni tanto? Certo, ti vengo a trovare, lo so, sarei super impegnato. Come stai? Tutto a posto? Oddio. Ho fatto danno, ragazzi. Un incidente un po' spericolato. Potevo evitarmelo, sicuramente. Ha visto, però, il collega avanti tutto a posto. Quello trasportava un carico infiammabile. Abbiamo rischiato, ma tutto a posto. Tutto a posto. Tu, io il tirocinio. Oh, io tutto bene, Dani. Tutto bene. Vengo a trovare quando vuoi. Stanco, immagino, Massimiliano. Immagino, ragazzi. Ma io vi devo dire, questa settimana di ferie purtroppo avevo tanti progetti, ma non ho potuto fare nulla, come vi dicevo prima, a causa pioggia, ragazzi. Non ho fatto niente, sono stato in zona, cioè ho fatto qualcosina qui al chiuso. Oh, guarda questo! Impazzito quello, totalmente. Comunque, dicevo, sono stato qui in zona. Vivo a Catania, Paolo. E appunto ho fatto qualcosa al chiuso qui in zona. Oddio santo. Ok, tutto regolare, tutto nella norma, ragazzi. Dovresti ricordare come si chiamava il gioco, per favore? Si chiama Euro Truck Simulator 2. Martina Salvo, grazie mille del follow e benvenuti nella family. Se ti fermi alla Mezzia Terma ti offro da bere. Dai, arrivo, paghi, arrivo. Che vi dicevo, raga? L'ho dimenticato, mi è passato di testa. A lontano. Beh, tu dove abiti, Paolo? Ah, ecco, dicevo che appunto è più di ogni giorno ho fatto qualcosa al chiuso, tipo i go-kart al chiuso. E varie attività, centri commerciali e cose del genere. Shopping, ho comprato il drone. Un po' di cose le ho fatte, ma nulla di entusiasmante, ragazzi. Olè, perfetto. Italian driving skills. Esatto, exactly. Andrei, exactly.
Oh, gira tutto. E via così, andiamo. Siamo arrivati? Eccoci alla Faircam, ragazzi. Siamo alla Faircam. Gira tutto. Aprono il portone e si entra. Il mio metodo per saltare una parte all'altra, soprattutto tipo... Ah, il metodo battaglia, fantastico. Allora, vediamo dove devo parcheggiare sto rimorchio. Dall'altra parte lo vogliono consegnato. Andiamo subito, non c'è problema, ragazzi. Non c'è problema, andiamo immediatamente. Eccolo lì. Ok. Olè, questo è il posto dove dobbiamo lasciare il nostro rimorchio. Qual è il problema? Nessun problema, ragazzi. Nessun problema. Facciamo questo bel parcheggio. Olè. Differenziale attivato. Con il drone potresti fare un po' di urbex. Ti vedrai bene in quel tipo di contenuto. Gaia, è il mio sogno fare quel tipo di contenuto. Ti giuro, Gaia, credimi. Proprio è il mio sogno fare contenuti urbex. È veramente la cosa che mi ha spinto a comprare il drone e la GoPro. È il motivo per cui ho deciso di appunto investire in questo settore. Proprio perché mi piacerebbe fare i video urbex, ragazzi. Li vorrei portare come? Anzi, se avete posti da consigliarmi da visitare, Catania e provincia, o zone limitrofe, fatemi sapere, ragazzi, perché sono super interessato. Anzi, se avete anche magari qualche gruppo di esplorazione già fatto, bello è fatto, magari un gruppetto di ragazzi e voi già siete organizzati, andate a esplorare posti, fatemi sapere, ragazzi, perché davvero sono super interessato. E tra l'altro, se può farvi piacere, mi fa piacere poter insomma registrare dei bei video con voi, ragazzi. Alla Mimmo, grazie mille del like. Io vado via, ciao Paolo, grazie mille per essere stato qui con noi in chat. Giuseppe, grazie del like e bentornato, caro. Cioè, sul serio? Wow. Wow. Magari in zone con scogliere. Ah, ma quello senza dubbio, ma le zone con scogliere ve le porterò, ragazzi, anche tranquillamente. Cioè, se parliamo di video urbex, io credo si intendano video di esplorazioni, di luoghi abbandonati, no? Zone del genere. Credo. Non so se magari mi sbaglio. Vediamo dove ci porta questo bel viaggiozzo. Bella, Michael, bentornato, caro. Tutto a posto? Allora, ragazzi, allora. Che dite? Vogliamo aprire un altro telemitra? Dai, mi faccio sti tubi di gasdotto. Andiamo in Sardegna, dai. Me guida Mitrex, non guida nessuno. Esatto, e meno male. Devi cercare qualcuno che conosce bene i posti e la storia. Quello senza dubbio, Gaia. Ma guarda, la storia non è neanche un problema. Perché per quanto riguarda la storia, ragazzi, mi documento io prima di tutto, chiaramente, per portarvi tutte le informazioni che esistano. Sì, esatto, luoghi abbandonati, esatto, dai, allora non mi sbagliavo, A me piace tanto questa tipologia, ragazzi. Questa tipologia mi piace veramente tanto ed è ciò che mi piacerebbe fare, ragazzi, quello che mi piacerebbe portarvi. Perché no, ragazzi? Vediamo se in settimana riesco ad andare a registrare qualcosina di interessante. Mi serve sapere qualche bello spot a Catania e dintorni, ragazzi. Ecco, quello è il fatto. Allora, fatemi vedere nel frattempo che devo guardare una cosa. Non mi ricordo. Allora, eccoci qua. Scusate, nel frattempo, raga, uso il telefono alla guida. Non fatelo mai, ragazzi, non fatelo mai. Allora, Gambiallo. È troppo bella sta canzone, comunque, ragazzi. Gambiallo, Gambiallo. Allora, perfetto. Ci siamo, ragazzi, ripartiti. Scusate per la piccola interruzione. Allora, Mitrex, ma se una volta vieni a Firenze e ci porto io nei luoghi belli, porta anche il drone. Fai scherzi, boring, fra. Normale che lo porto. Il drone ormai, ragazzi, viaggia con me ovunque io vada. Sta sempre con me. Appena vedo uno spot dove fare una ripresa, boom, subito, ragazzi. Ma vedrete, ora mi serve giusto un po' di tempo. Mi sto specializzando, ragazzi, ma... vi aspettano dei contenuti che non avete idea. Credetemi, ragazzi, credetemi. Spero vi piacciano, Spero vi piacciono. Però sì, comunque, per quanto riguarda esplorazioni di posti abbandonati, vorrei iniziare anche al più presto, se è possibile. Mi piacerebbe. Un po' come sta facendo Dose, va la simpatia, è la stessa cosa. Quindi credo che possi volare alto e te lo auguro. Ti ringrazio, Gaia. E sì, comunque, quel format lì mi piace parecchio, Gaia. Mi piace parecchio, veramente un sacco. Tra l'altro, ho acquistato apposta l'attrezzatura, quindi tra drone, GoPro, magari fotocamera, eccetera, raga. Devo sfruttarle, è giusto.
Sta portando un pezzo del razzo. Ma veramente, raga, sembra un pezzo di un razzo. Invece è una caldaia. Oh, guarda, è una rotonda. Non l'avevo notata. Ciao Giuseppe, buonasera a te, caro. Benvenuto e grazie mille del like. Tutto bene, Mirko? Grazie anche a te, fratello. Allora, vai così. Oh, ingresso, qui non si paga. Quindi possiamo farlo, possiamo fare. È consentito qua. Ma è consentito. Qua è consentito, ragazzi. Dico solo, io e mio amico siamo andati in un manicomio abbandonato. Ecco, fratello, vedi, questi posti qui mi piacciono tanto da visitare. Tantissimo da visitare, non tanto, tantissimo. Fantastico visitare posti del genere, ragazzi. Queste sono cose che mi piacciono veramente tantissimo, vi giuro. Raga, ripeto, ho bisogno di consigli per quanto riguarda questo genere di format. Se avete zone da consigliarmi, posti da esplorare, lo faccio veramente con tantissimo piacere. Anzi. Se avete qualche bel posto da consigliarmi, anche che non sia nelle mie zone, anche se avete qualche posto che conoscete bene, dove siete già stati, dove magari vorreste portarmi, io vengo con piacere. Cioè, raga, veramente è davvero facile organizzare un viaggio da un giorno, due giorni, per venire a registrare. Cioè, non è per niente un problema, quindi potrei farlo tranquillamente. Quindi fatemi sapere, anche se... appunto, conoscete insomma qualche posto nelle vostre zone. Quando le foto le avevo viste di notte, va bene, fra, va benissimo. Giochi su PS5? No, Giuseppe, su computer non esiste questo gioco, su PlayStation. Bella Gaetano, Roberto, Emanuele, grazie dei like, ragazzi, e benvenuti. Bevo un po' d'acqua, raga, che parlando a ruota libera, come faccio sempre, la sete non può mai mancare. Stavo morendo di sete, credetemi. Vuoi venire a Firenze e ti ospito io? E guarda, boring. La possiamo organizzare la cosa, Possiamo organizzarla davvero, Oh, top canzone. Boom, 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 boom. Top, top di gamma, ragazzi. La scoteca, lo sapete, è sempre operativa. Non fallisce mai, solo qualità. Ciao Renato, benvenuto in live, caro. Come stai? Tutto a posto? Bentornato a te, Emanuele. Tutto a posto? Bentornato in live, fra. Come andiamo? Tutto a posto? Massimo, Alessandro e Gaetano, grazie dei like, raga. E Nasser, boom, boom, boom. Allora, 20 orette di viaggio ci separano dalla Sardegna, che saranno molte meno perché comunque dobbiamo andare a prendere il traghetto. Bisogna considerare anche quello, ragazzi. Cosa importante da considerare. A Crotone c'è una scuola completamente abbandonata. Abbiamo camperato lì una notte, quindi devo organizzare qualcosa, ci sono. Oh, con gran piacere, Gaia, con gran piacere, Con gran piacere, se mi porti in una scuola abbandonata, vengo veramente, cioè vengo senza problemi, Gaia. Cioè mi organizzo e faccio in modo di esserci per venire a registrare un video. Mi fa un sacco di piacere, raga. Soprattutto se riuscite a indirizzarmi voi stessi, è ancora meglio. Se hai tutta questa passione, perché non prendi le patenti? Alessandro, perché questo è un videogioco, mi diverte videogiocare. E basta, tutto qui. Domani pomeriggio alle 18:30 gioca il Milan, già, fratello. Bella, Vincenzo Nunzio, Salvatore, Emanuele, grazie mille dei mi piace, ragazzi, e benvenuti in live. Come state? Bentornati a tutti, ragazzi, bentornati a tutti in live. Let's go. Ho comprato anche un PC. Che ne pensi del gioco? Faccio bene? Fai benissimo, Renato, chiaramente fai benissimo. Bartolini, non ci posso credere. A voglia. Oh, Nicolas, come stai, caro? Tutto a posto? Come procede la tua collezione? Mi porto la mia camera per fare video e foto. Magari, boring, magari, fra, magari. A voglia. A me fa piacere organizzare. Magari, Gaia, se vuoi scrivermi in privato delle info, anche tu, vabbè. Noi ci sentiamo sempre, boring. Ci possiamo aggiornare. Ma se volete scrivermi info, Gaia o chiunque, raga, voglio portarmi a visitare, esplorare qualche posto abbandonato, fatelo pure, ragazzi, perché sono super interessato, vi giuro. Ho visto che hai preso il DJI Mini 3, ovvero a fare. È una bomba, Emanuele, è veramente fantastico. Un abbraccio da Gallipoli. Ciao Alessio, ciao bello, come stai? Tutto a posto? Un abbraccio a te, fratello. Buonasera a tutti, ciao Vincenzo, benvenuti in live. Bella Gandy e Andrea, grazie mille dei mi piace e benvenuti, ragazzi. Come state? Che mi raccontate di bello? Paio, la motrice ha problemi di stabilità. È molto probabile che li abbia, Loris. Guarda come si cappotta. Ok, ora ho fatto un incidente clamoroso. È giusto che li abbia avuti. È giusto che li abbia avuti qui, ragazzi. Nulla da dire. Colpa mia. Mea culpa. Sì. Andi video in privato che abbiamo registrato. Va benissimo, Gaia. Va benissimo. Che sei una bella location, raga. Poi i voli col drone sono troppo suggestivi. Quanto occupa di spazio? Sei un grande come lo sono io. Grande, Renato.
Allora, bomba questa tanica. Oh, guarda, guarda, c'è l'autista. Collega, mi dispiace come ti è andato a finire. Dicevo. A buon fine procede, grande Nicolas, mi fa un sacco di piacere. Comunque occupa poco spazio, fra pochi giga, non ricordo di preciso, ma pochi giga, ragazzi. Anzi, ho conosciuto Mitrex perché siamo fratelli di Grau, confermo, Boring, confermo. È un bazooka gigante, ma sembra tipo una caldaia enorme, raga, non lo so onestamente cos'è di preciso. Però è bella, chissà. Fratello oggi è ripreso a lavorare dopo 4 mesi di malattia, adesso tutto ok, grazie a Dio, mi fa un sacco di piacere, Vincenzo, dai. E ci sta, bro, dai, mi fa troppo piacere. Tra Davide e Daniele, grazie mille dei like e benvenuti. Renato, grazie anche a te, caro. E andiamo per le strade. Ciao, bro, come stai? Tutto bene, Daniele? Tu come stai, caro? Stai bene? Che mi racconti di interessante? Olè, sorpassino a destra tattico e via così. Opla. Sei appena uscito dalla mia buia, potevi passare, mannaggia, Alessio, a saperlo prima venivo a trovarti. Allora, Matteo, grazie mille del like, caro Emanuele, grazie anche a te, benvenuto in chat. Hola! Signori, ricordo a tutti i nuovi arrivati che se non l'avete ancora fatto, potreste avere 100 stelle gratuite da donare, le trovate giù in basso nella sezione accanto alla chat. Ragazzi, 450 Turbo Rob mi si aggrega nel way, ottimo, fra, ottimo. Eccolo lì, Boring, che ha appena spammato in chat il link Ozzo. Magari puoi fissarlo in alto, se vuoi, fra. Alessio, grazie mille del like. Trovate lì il link Ozzo che ha mandato Boring con tutti i miei social, ragazzi. Va bene, niente di nuovo, tutto il solito. Tu che racconti? Ma ti dirò, sono tornato in live operativo al lavoro dopo una settimana di riposo, di vacanza. Olè, perfetto. L'imbarco è di qua, sì, ok, perfetto. Eccola lì la nave. Stacco, vado a mangiare un kebab con mais. A dopo, fra. Ciao Renato, a più tardi e buon kebab allora. Bella Matteo, grazie mille del like e benvenuto. Let's go, bene, grazie. Sono sempre belle le tue live, mi fa un sacco piacere. Ti piacciono, Federico, mi fa tantissimo piacere, caro. Allora, perfetto. Direzione Olbia, ragazzi. Napoli, Cagliari è ovviamente la nostra meta. E andiamo. La Ivan, grazie mille del like. Bubu Ivan ed Ivan Scarso. Come state, ragazzi? Ciao Ivan, bentornato, bro. Andiamo. Ma che si vola col ritmo che conoscete tutti, ragazzi. La scoteca di sottofondo non può mai mancare. Ecco, ci è arrivati in Sardegna. E come disse sempre il signore, è luce fu. Andiamo. Let's go, bella Federico, grazie anche a te del like, bro. Olè, si svolta sulla sinistra, si ci rimette in carreggiata e si riparte col nostro viaggiozzo. Mitrex, hai delle gambe nuove che tutto il giorno che scarto dello stato. Te le mando, fra. Piace al bar di un mio amico, io ho parcheggiato uno Stralis, un carro attrezzi e 3 euro cargo. Oh, bello, ci sta. Avanti con tre gemelle dietro, avanti con un carro attrezzi, ottimo. È vero che sono belle le tue live, infatti preferisco guardare la diretta che mangiare il kebab col mais. Addirittura, Renato, addirittura. E questo mi lusinga, veramente, guarda. Fa tanto piacere, bro. Sono contento, raga, vi piacciono i miei contenuti. Queste sono grandi soddisfazioni per me. Lo sapete come la penso. Semaforo rosso, non ti vedo, non ti temo. Ma secondo voi, giusto, ora là c'è una rotonda. Ma se io per accorciare un po' che voglio risparmiare il gasolio... Taglio di qua, resto incastrato perché c'è il guardrail. Se poi la voglio fare tutta dalla parte di campagna, posso farla? Ok, sì, posso. Ottimo, ragazzi, vedi? Vedi, ho risparmiato del gasolio così. Ho risparmiato del gasolio. Vai, BRT, via BRT, va bene, dai. Allora, ma io avevo pensato UPS, però vai, va bene, per BRT. Vada per BRT, va bene. Domani te le faccio arrivare, consegne espresse in 24 ore, sono da te, fra. Va bene, te la senti a riceverle così presto? Io penso proprio di sì, così le cambi al volo e puoi continuare i lavori senza problemi. Andiamo. Let's go, guarda qua, curvettina tattica e ci si reimmette in autostrada. Eccoci qua, anzi UPS meglio, vai, va bene, allora è deciso, Boring, è deciso. E let's go con la scoteca di sottofondo. Andiamo. Ai ai ai, che avete mangiato di buono a cena, ragazzi? Raccontate un po'. Io pasta, aglio, olio e peperoncino, molto semplice, di secondo... Cotolette, credo, sì. Credo, guarda, proprio la mia memoria di d'acciaio mi fa dimenticare anche cosa ho mangiato poc'anzi a cena, un'oretta fa. GG, man, GG Giuliano, GG Mitrex. Allora, ma tutti i camion sono player? No. Sono solo io, sono offline.
Wow. Tutte a me, ragazzi. Tutte a me succedono. Dicevo, sono offline al momento, no, non sono in multiplayer. Però esiste anche la modalità multiplayer di questo gioco. Io passa col pesto, ottimo. Pollo al curry fatto dalla sorella, madonna, io lo amo il pollo al curry, ragazzi. Mamma mia. Ragù alla Napoli, top di gamma. Ciao Giuseppe, grazie mille del follow e benvenuto nella Mitrex Family, caro. Come stai? Tutto bene? Benvenuto in chat. E let's go. Allora, via, così che si spinge. Aspetta che mettiamo un bel eccolo lì. Non vedevo il GPS, ragazzi. Senza il GPS è un problema. Quando ti scade il CQC, Giuseppe, ho praticamente un CQC speciale. Non mi scade mai, capito? Ho una a scadenza, durata illimitata. Le infrazioni non determinano il ritiro della patente. Quindi io sono un autista speciale. Usa la spiaggia come aeroporto militare del reparto bersaglieri. Settore carro armato ed elicottero esercito. Ottimo, Nicolas. Ottimo. Fratello ha fatto il pollo al chiari. Madonna, il pollo al chiari è troppo buono, Boring, fra. È troppo buono. Io veramente lo amo il pollo al chiari, fra. È uno dei miei piatti preferiti. Non scherzo, ragazzi. Non scherzo. Pollo al chiari con riso è uno dei miei piatti preferiti in assoluto, raga. Ve lo assicuro. È buonissimo. Io proprio lo amo. In generale, questo genere di cucina qui, raga, mi piace parecchio. Il curry mi piace parecchio, devo dire. Molto buono, molto molto buono. Olè, ci siamo. Ripartiti, ecco perché fa incidenti. E il mezzo è sempre ok. Esatto, Giuseppe, hai capito tutto. Hai capito tutto, Giuseppe, hai capito tutto. Hai capito proprio tutto, hai capito. Ai ai ai. E qui, raga, lo sapete, con il curry e il riso, la cosa più buona che esiste, tipo con quel sughetto al curry, madonna, Boring, cosa esce fuori? Tipo una poesia, mamma mia, buonissimo. Io il pollo al curry l'ho mangiato pochi minuti fa, anche tu Mirko, sia tu che Boring allora l'avete mangiato stasera, grande. Accompagna bene, troppo bene ragazzi, troppo bene. Dovresti rinnovarlo il CQC, dovrei Giuseppe, vero, dovrei effettivamente. Dai, andiamo a fare un po' di guida seria che poi qua... Mi criticate. Angelica, grazie del like. Che bel regalo che ci hai fatto. Almeno parlo per me. Il tuo ritorno direttamente con Euro Truck Simulator 2. Hai visto, Daniele? Sono tornato proprio con Euro Truck. Solo che vorrei non ribaltarmi. Ci provo, giuro. Ce la metto tutta. Andre, Manuel, grazie mille dei mi piace, ragazzi. Oddio, questa poltrona è diventata... Me la ricordavo più comoda, giuro, ragazzi. Bella, Manuel. Come stai, bello mio? Tutto a posto? Benvenuto in chat, fratellone. Come stai? Che mi racconti? E allora, raga, vi sono mancato, ditemi la verità. Mi sono mancato realmente? Ditemi la verità. Olè. Ho scritto Rocket League, ho letto, fra, ma nemmeno ce l'ho Rocket League, cioè ce l'ho, ma dovrei scaricarlo, ma non ci so giocare, sono veramente un bot. Ok, raga, ora guido al contrario, a testa sotto. Santo Dio, raga, mi sto ribaltando di più così che quando guido in terza persona, assurdo. Non sono cosa stasera. La stessa sedia l'ho rotta dopo 8 mesi. Io ti devo dire che questa qui dura da 2 anni. Ormai è... Devo dire che è messa anche bene, ma me la ricordavo più comoda, onestamente. Non vedo l'ora di avere una bella sonegozza messa qua. Quando un trapianto al vecchio Donald? Non lo so, vediamo, Francesco. Proveremo a farlo. Certo, mancato a morire, grande Manuel. Grande, bro, sono tornato, ragazzi. Rieccomi. Allora, questa sera... Live al volo, come dicevo ora, è giusto che lo reintroduco anche per chi è arrivato adesso, che magari non lo sa. L'ho già detto a tutti, per questa settimana ancora andremo con gli orari estivi, un po' soft. Da lunedì prossimo, ragazzi, incominceremo con la schedule degli orari fissi settimanali. Ovvero, pubblicherò, ragazzi, un calendario settimanale con tutti gli orari di quando sarò in live, così tutti quanti voi, ragazzi, saprete quando trovarmi in live, ma soprattutto saprete con che gioco andrò in diretta e in che fascia oraria. Sarà tutto molto organizzato, ragazzi, e vi prometto che rispetterò proprio perfettamente tutta la programmazione che uscirà da lunedì. Quindi, ragazzi, questa settimana la prendo un po' ancora più soft. Sarò comunque in live, non significa che non sarò in live. Sarò in live con gli orari estivi. Sapete che in estate, insomma, ho streamato un po' meno rispetto all'inverno, ma credo che sia una cosa ovvia, raga. Col caldo proprio non riesco a stare a morire di caldo tante volte, non ce la faccio. Ma, raga, con l'inverno arriveranno contenuti di qualità a go go. Vedrete, ragazzi.
Soprattutto vi dico, da ottobre inizierà il contenuto che a me credo che mi impegnerà più tempo di tutti per tutto l'inverno per quanto riguarda il gaming. E per quanto riguarda invece i contenuti IRL, quindi vlog eccetera, quelli li vedrete con più frequenza, con più costanza, probabilmente con un appuntamento fisso settimanale o addirittura due appuntamenti settimanali, ragazzi. Tra l'altro ho già al momento un canale YouTube che è però al momento in disuso, credo di chiuderlo e di aprirne un altro, ragazzi. Credo che aprirò un nuovo canale YouTube che utilizzerò per appunto i miei vlog. Soprattutto inizierò a utilizzare in maniera molto consistente anche TikTok. Come avete visto in questi giorni ho già pubblicato qualcosina dal guanto di Thanos, scusate, Lego, al video col drone. Ma mi dedicherò molto di più a TikTok. Probabilmente usciranno almeno uno o due TikTok al giorno, ragazzi. E nulla, tutto qua. Ci tenevo a farvelo sapere. Se non mi seguite ancora sui miei social, Boring ha appena mandato in chat il linkozzo, trovate lì tutti quanti i miei social network. Basterà cliccare lì per potermi seguire da tutte le parti. Inoltre, ragazzi, vi ricordo di restare sempre aggiornati nelle storie Facebook e Instagram, perché è lì che pubblico tutti i miei aggiornamenti durante la giornata. La Romolo, Valerio, Paolo, Cristian, Filippo, Pavel, grazie dei like, ragazzi, e benvenuti in chat. Let's go. Oh, bromine, ho finito tutto GTA 5. Grande, Mirko, ci sta. Tra l'altro il GTA non l'ho più continuato, ragazzi. Mia metti al tiro come gasolio alla SOLP, alla Eni la metto, Nicolas. Bella Ale, grazie mille del like, caro, benvenuto in chat, come andiamo? Sotopien? Scusate per il frontale, non era previsto. Madonna santa, una rampa di lancio è diventata quell'auto. Grazie, mi avete tenuto in equilibrio. Binetto ci ha permesso di continuare la nostra manovra, che dovremmo riuscire a portare a termine per questo parcheggio. Vabbè, non è allineato, ma comunque va bene. Lo fa anche adesso. Vabbè, adesso a me non capita proprio ogni tanto, è una cosa raramente mi capita. Però non so dirti, magari provo a vedere le impostazioni se l'hai disattivato per sbaglio, non lo so. Provo a dare un'occhiata da lì, magari è quello il problema. Vediamo qui che cosa ci danno la Bartolini come ultimo viaggiozzo. Ne faccio uno non troppo lungo, ragazzi, per questa settimana vi ripeto non sarò operativo a pieno regime. Allora, questo è un viaggio abbastanza corto a Barcellona, ragazzi. Io non ci sono mai stato, tra l'altro. Andiamo a Barcellona, va. Andiamo da Olbia a Barcellona, dovrebbe anche essere abbastanza veloce il viaggio, credo. Credo, Ole. Perfetto. Retro. Agganciato. Si riparte, ragazzi, con un nuovo rimorchio della Bartolini. Trasportiamo in questo momento olive e le portiamo proprio a Barcellona, raga. Dritte dritte a Barcellona. Con uno schianto iniziale ci vuole, raga. Non mi schianto all'inizio, che bello c'è. Sembra il minimo, no? Vai a Firenze, vuoi che vada a Firenze, fra? Vuoi che faccia un viaggio da Firenze? Dai, te lo faccio il viaggio da Firenze. Te lo faccio, fra. Anzi, questo dura poco, questo dura poco. Facciamo così, siccome questo dura poco. Madonna, povera gru. Dicevo, siccome questo viaggio dura poco, facciamo che per il momento, per il momento ci finiamo questo viaggio fino a Barcellona. Tanto ci sto veramente un attimo. Prima di staccarmi vado a fare un bel girozzo a Firenze. L'andiamo a visitare. Mi fai sapere se effettivamente è verosimile, perché io non sono mai stato a Firenze. Ciao Ilario, come stai, caro? Grazie del like, Johnny. Grazie anche a te, benvenuti in chat, ragazzi. Oddio, qua c'è una strada un po' impervia. No, non ci fa andare da lì. Ok, tutto regolare. Abbiamo anche la Pirelli come azienda. Guarda lì, rotondina all'inglesina e via. Se arriva a salvo le olive diventa olio. No, no, ragazzi, diventerà olio senza ombra di dubbio. Cioè, lo sapete come funziona con me, cioè. Lo sapete già, nelle patatine hai trovato la patente? No, no, Giuseppe, non ho mai avuto la patente, onestamente. Mai avuto la patente. E la russo, David, grazie del like, bra, tutto a posto? Cioè, ho la patente di guida, della moto, della macchina, ma non del camion. Quella no, quella non ce l'ho, quella no. Il camion lo guido solo per divertirmi, solo per divertimento. Non per niente, cioè, per nient'altro, ecco. Perfetto. Andiamo. Sì, probabile, Claudio, ma come mai sei a Firenze a rimediare subito video a Firenze per mangiare una bella bistecca, una bella fiorentina di quella seria, e ci porti a mangiare carne di proprio di qualità?
Non sai guidare, infatti. Ok, Giuseppe, grazie per il tuo parere, veramente inutile, ti ringrazio. Gentilissimo, lo so che non so guidare il camion. Se avessi saputo guidare il camion, probabilmente avrei preso la patente, probabilmente avrei fatto l'autista, invece non so. La Bartolini non viaggia la domenica. Non è domenica oggi, quindi possiamo viaggiare, dai, ti porto io. I carabinieri c'erano là, mannaggia, stavo per fare un trick che li schiacciavo col camion e non ci sono riuscito. Mannaggia la miseria. L'ho provato, 56 euro al chilo, va benissimo, è quella giusta, fra. È quella che sceglieremo, è lei. È proprio lei quella che sceglieremo, boring, vedi, perfetto. Buonasera, mi iniziano a mancare queste live, bentornato Alessandro, caro mio, come stai, tutto a posto? Bentornato anche a te in live, caro. Mi sono mancato? Bella, Giuseppe, grazie mille del mi piace e benvenuto in chat. Olè. Troppo bello che il treno si è fermato, a voglia Mirko, troppo bello che il treno si è fermato, è vero. Però un po' ci ho sperato che mi schiantasse da qualche parte, lo devo ammettere. Alla prossima, ciao Giuseppe, alla prossima e grazie mille per essere passato in chat. La Games Week prendo l'hotel con te. Io sarò con la mia ragazza, fra, sarò con la mia ragazza alle Games Week. Però se in hotel andiamo a mangiare tutti insieme, sì. La mia ragazza non è amante della carne spessa, quindi la fiorentina lei non l'amerà molto. Ma vabbè, faremo un'eccezione, chiuderemo un occhio. Andremo a mangiare sicuramente insieme, boring, qualcosa la si organizza senza dubbio, ragazzi, senza dubbio. Anzi, con tutti coloro che verranno, tutti i ragazzi, i follower di Milano, eccetera, mi piacerebbe poter organizzare una bella mangiata tutte fra di noi, raga, che bello che sarebbe. Ma anche difficile da fare, perché obiettivamente potremmo fare che andiamo a comprare. Sono io la tua donna. Grande, grande, fra. Dicevo, potremmo fare che andiamo a svaligiare il McDonald's, ci mettiamo su un prato tutti insieme e mangiamo là. Fighissimo, ragazzi, fighissimo. Devo fare anche qualcosa del genere. Mi piacerebbe, perché no? Perché no? Ai ai ai. Ma non hai la patente della macchina, vabbè, lì non serve a Catania. Certo che ce l'ho, Ilario, come non ce l'ho la patente della macchina? E per forza, minchia, come mi sposto allora in macchina? Ho sia la patente della macchina che della moto, ragazzi. Perché sì, avevo una moto, se non so se lo sapevate, ma avevo una moto. Giuseppe, grazie mille delle 100 stelle, fra, ti ringrazio. Intanto paga Tony, va bene, dai, facciamo pagare Tony. Dobbiamo pagare Tony, dai, sono d'accordo a fare pagare Tony. Va bene, va benissimo. Aggiudicato. No, tutti potete avere 100 stelle gratis da donare. Le trovate giù in basso, raga. Bella Giuseppe e Gabriele, grazie mille del like e benvenuto in chat. Olè. Madonna santa, ragazzi. Le curve sono pericolose, direi. Molto pericolose. Ah, ho capito di no. No, intendevo che non ho la patente del camion quando dicevo che non ho la patente. Gaia, grazie mille di cuore delle 100 stelle, cara, grazie. Sono super apprezzate, ti ringrazio. Let's go, guys. Andiamo. Oh! Tutto regolare, sono ancora in piedi, sono ancora in piedi, ragazzi. Non è successo nulla di grave. Non è successo nulla. Tranquilli. Ebbene sì, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. A liberarci anche da questa situazione. Ma dov'è il porto che dovremmo a breve imbarcarci per Barcellona? E poi si va a Firenze col camionetto. Prendi l'highway? No, Nicolas, vado con lo Streamline Top Line della Scania. È un sinonimo di qualità. Gabriele, grazie mille delle 100 stellozze, fratello. Grazie di cuore, bro. Ragazzi, grazie a tutti delle stelle. Grazie mille. Bartolini si vola, ciao Raffaele. Si vola sempre con Bartolini, guarda qua. Si vola sempre. Andiamo. Allora, arrotondina qui davanti a noi e andiamo. Tra l'altro, ragazzi, domani mattina che ne pensate di una bella live su Warzone? Datemi qualche feedback. Da domani vorrei ricominciare un po' Warzone, raga. Stanco, alla prossima, buon viaggio. Ciao Romolo, grazie mille per essere stato qui in chat e buona serata. Raffaele, grazie mille delle 100 stelle, bro, grazie di cuore. Let's go, raga, dai, vai che si spinge con le stelle. Tra l'altro dovremmo inventare un nuovo... Raga, dobbiamo mettere un bel traguardo delle stelle, che dite? E non appena si riempie la barra, magari faccio qualcosa, qualche penitenza, qualcosa che decidiamo tutti insieme, ve ne pare? Una cosa del genere, raga, di mettere una bella barrozza.
Io vedo deperibile per il top per lo scalo. Non ce l'avevo nella Bartolini. Oh madonna santa. Ogni mattina sono al lavoro, ho capito. Che orari fai il lavoro? Io domani faccio mattina e pomeriggio. Mattina e pomeriggio alla grande, ragazzi. Ogni tanto mi incastro comunque col camion. Capita anche questo, ragazzi. Up and down. Bellissima, donna, raga. Comunque, veramente, ce l'arriva di sottofondo e qualità e basta. Ivan, grazie mille del like e benvenuto. 12:16, dai, vabbè, anche un buon orario alla fine, fra. Ci sta, un buon orario. E poi lavori anche la sera oppure soltanto la mattina? Io mi alzo alle 5:10, ho capito, Raffaele. Che lavoro fai, fra? Madonna, guardate che rotonda, questa non la posso scavalcare, è troppo alta. Vado da schiandare dritto per dritto. Ecco, ci è arrivato in destinazione. Finisco alle 14:30. Buono, non è male come orario. A me piacciono gli orari mattina presto, La mattina presto non mi dispiace affatto come orario per svegliarmi. Anche quando devo partire, soprattutto quando devo partire, sono i miei viaggi preferiti. Partire tipo alle 4 del mattino, tipo che alle 5 parte l'aereo, così poi è una giornata intera nel posto dove vai, raga. Cosa che farò per il Games Week, raga. Quando sarò a Milano, il Games Week mi sa che è dal 25 al 27, io sarò in Milano dal 24 al 28. Cercherò di prendere chiaramente il primo volo del 24 e l'ultimo volo del 28 per avere più giornate possibili a Milano. Assolutamente. Mondadori meccanico, ho capito, Raffaele, ho capito. Guarda che bel mare che c'è, una nave all'orizzonte. Un incidente qui che ci sta sempre. E il traghetto dove dobbiamo salire per andare in Spagna, Barcelona. Ole. Lo faccio 9:16. Che lavoro fai, Gaia? Che lavoro fai? Di che ti occupi? Olè, perfetto, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati. Barcellona è la nostra destinazione. Ma che belle però ste schermate. Vai, facciamoci un po' di guida di notte, dai, facciamolo. Facciamocela un po' in notturna, che non ci guido mai in notturna e non va bene. Però la rotonda all'inglesina anche in Spagna la devo fare, ragazzi. Lavoro in GameStop, vero Gaia? Bello, dai, ci sta, almeno un lavoro che spero ti piaccia. Almeno sei a contatto con i videogames. Sì che a contatto con i clienti non è facile, però. C'è modo, Gaia, di avere una Play 5. Aspetta, parliamo di cose serie. C'è modo di avere una Play 5. Mi aiuti, mi favorisci per avere una Play 5, Gaia. Ai ai. Bellissimo. Andiamo. Dai, che se vola. Oh, sono uscito un po' sportivo da qua, da sto porto. Le curvettina tattica e andiamo. Perfetto, ci siamo, ragazzi, ci siamo. Immagino che tu sia comunque appassionata di videogiochi, anche perché ti vedo in live qui a vedere live di gaming, già dice tutto. Sì, ma ce l'ho solo in bundle. Oh, la prendo se ce l'hai in bundle. Oh, veramente, Gaia, non sto scherzando. Io sto cercando una Play 5. Sto cercando una Play 5 tipo in pronta consegna. Ho una mezza parola, però ne sto cercando una. Io sono passato da Euronics e mi hanno detto che tipo devo aspettare non so quando. A me serve per giocare FIFA 23 live, che uscirà, se non mi sbaglio, il 28-27 settembre. Quindi la rubiamo alla Games Week la PS... No, boring, mi serve prima. Oddio santo, mi serve prima, fra. Ciao bello, benvenuto in chat. Mi dispiace che non so leggere il tuo nome arabo. Non lo so leggere, purtroppo, mi dispiace troppo, ma benvenuto in chat, caro, cavolo, devo farmi anche un... Vorrei imparare a leggere l'arabo, mannaggia a me, non ce la faccio. Non va bene. Il problema sarebbe spedirtela. Ma non posso acquistarla tipo sul sito GameStop online? Posso acquistarla online tipo... e me la spedisce proprio il punto vendita, come funziona? Esiste un modo? Boh, magari mi informo, dai. Oppure la vengo a comprare direttamente lì in negozio da te, dai. Andiamo. E nel frattempo poi andiamo alla scuola abbandonata ad esplorare. Vedi, top di gamma. Due piccioni con una fava. Ai viberti al rimorchio. Che vuol dire ai viberti al rimorchio? I don't know.
era addormentata, scusa. Ma va, Chiara, figurati, riposati, non ti preoccupare. Fai scherzi. Let's go, dai che ci siamo. Sentilo il beat, come pompa nella cassa. Pompone nelle casse. Tra l'altro, ragazzi, oh coglione, si risponde. What? What? Ma che cazzo? Ma che problemi hai? Mossin in, tutto bene, caro? Eh no, noi non gestiamo il sito, ne carico una sola con una botta di fortuna. Ah, ok, ho capito, Gaia, perfetto. Ho capito tutto, va benissimo. Bella Emanuele, grazie mille del like e benvenuto in chat. Allora, via, si svolta a sinistra e andiamo. Di Teremolchi la vibe. Ah, boh, non la conosco, Nicolas. Non la conosco proprio, mi dispiace, ma non la conosco. Let's go, andiamo. Oh, siamo arrivati a destinazione. Sentite il terremoto. Quando, Diego? Quando è stato il terremoto, fra? Quando è stato il terremoto? Allora, aspettate un attimo, ragazzi, e facciamo una cosa, perché questo qui ha qualcosa che non va. Perfetto. È sparito ed è volato. Sì, boring, ci ho pensato io, tranquillo. Oh, gente strana, raga, non so cosa stesse scrivendo. Ma va bene, andiamo. 20 minuti fa in Sicilia. No, Diego, non l'ho sentito. Devo dirvi, ragazzi, che io ho una... cioè, non lo so, ho qualche problema con i terremoti. Non li sento, ragazzi. Anche qualche anno fa, quando c'è stato quello fortissimo qui a Catania, che tipo sono crollati i paesi, io dormivo, ragazzi. Sì, io dormivo durante il terremoto. Mi sono svegliato tipo un microsecondo e mi sono riaddormentato tranquillamente. Sì, sì. Assolutamente sì. Il caldo dà alla testa. Sì, Gaia, il caldo dà alla testa. Sono d'accordo con te. Assolutamente. Può agganciare il rimorchio cisterna per la S? No, non ce l'ho purtroppo la cisterna. O forse sì. Boh, se la trovo magari la agganciamo, perché no? Facciamo sta manovra. Facciamo. Olè. Ok. Fai tutto. Anche le drugs dalla noia. Hai ragione, Boring. Hai pienamente ragione. Dipende che drugs, attenzione. Dipende quali, Boring. Non facciamo di tutta l'erba un fascio. Coincidenze? Io non... Ai. Bevo un po' d'acqua, raga, che parlare tanto, lo sapete, a cosa porta. Bella Ivan, grazie del like, fratello. Ma che vogliamo fare un altro viaggiotto, ragazzi? Allora, intanto dobbiamo andare a Boring. Per Boring dobbiamo andare a Firenze. E non si scappa su questo. Olè. Andati. Bella Andrea, grazie mille del like. Benvenuti in chat, Ivan e Paolo. Grazie anche a voi, ragazzi. Come state? Tutto a posto? Esatto, l'erba del giardino intendevo. Hai detto bene, fra. Hai detto bene. Allora, vediamo un po'. Bella Marco, grazie del like. L'altro, ragazzi, per chi non l'avesse ancora visto, questo è il mio camion personalizzato. Ho il mio logo e la mia faccia di culo sopra, guardate qua, ragazzi. Eccolo lì. Buonasera Luca, come stai, caro? Tutto a posto? Marco, grazie del like, ragazzi, e benvenuti in chat. Allora, vediamo un po' qui che lavori ci offrono. Qua c'è... no, sì, qui ci offrono dei lavori. Vediamo. A Firenze. Ma wow, dove ce ne avete sti rimorchi? Scusate. Non so dove siamo qui a Firenze. Aspetta, adesso faccio un giro, fra, che magari diamo un'occhiata qui in giro. Fammi sapere se riconosci qualcosa, qualche punto. Non lo so, sicuramente siamo alla zona industriale di Firenze. Ecco, quello bisogna considerarlo, perché comunque siamo sempre nelle aree di carico e scarico merci. Quindi sicuramente, ecco, vedi, qua c'è la Genova di Livorno, ruote Michelin. Tira abbastanza tamarro e cafone, esatto, Diego, hai detto bene. Bello agguerrito, davvero autista. Bella Ivan, grazie del like, fra. Accelera. Olè, ce l'ha fatta. Ok, perfetto. Devo staccare il differenziale che avevo lasciato attaccato. Andiamo alla DHL, raga, ci facciamo un bel viaggio con DHL, dai. E mi è venuta voglia di guidare ancora un po'. Saltino della rotondina e andiamo. Olè. Da qui si entra? Ah no, dall'altra parte. Ho sbagliato tutto, ragazzi. Vabbè, inversione 1, non è un problema, raga. Ma qual è il problema?
Ok, sei alla sede Scania. Allora esiste davvero? C'è anche quella sede Scania lì a Firenze? Boring, top. Olè, guarda la rotondina all'inglesina, c'era la stradale. Non è un problema mio. Questo non era previsto, per esempio. Allora, ragazzi, è quando mi giro a guardare la chat, eh. Fidex, domani mattina continua a giocare a Dragon Ball Z Kakarot. Bello, fra, ci sta. Guarda, io oggi ho la maglia di Dragon Ball Z, avete notato, ragazzi? Ciao Ivan, io tutto bene, caro. Tu come stai? Tutto a posto? Che me racconti, Abru? Olè, perfetto. Oddio santo, ho preso il cancello. Dovrebbe esserci, ho capito, fra. Olè. Vediamo un po'. E trasportiamo un frigo, sì, dai, vediamo. Però vediamo anche le distanze. Ok, dai, ci sta. Per Parma va bene. Andiamo, andiamo a Parma, andiamo a Parma. Qualcuno di voi in chat è di Parma? Qualcuno di voi... Allora, di Firenze abbiamo Boring, e lo sappiamo. Di Parma abbiamo qualcuno? Qualcuno da andare a prendere? Andiamo direttamente col... col camionetto. Allora è il più breve che c'era lì in zona, credo, viaggio. Se c'era qualcosa di più breve l'avrei fatta anche. Ma vabbè, qui sono passato dai verti, così nel frattempo sto in compagnia. Ho capito, Ivan, ho capito, fra. Ho capito. Eccolo lì, guarda che bello che è il rimorchio DHL, raga, è una figata pazzesca. Gira tutto e dai, ho detto gira tutto, mannaggia a te. Non hai girato tutto. Ho amici di Parma, anzi in quasi tutta Italia, grande, Boring. Grandissimo, fra. E anche io conosco, allora io diciamo, conosco gente in tutta Italia, principalmente per il tiro con l'arco, cioè inizialmente per il tiro con l'arco quando ero bambino. Perché appunto ho fatto tiro con l'arco per un sacco di anni della mia vita. Ho conosciuto a livello nazionale, ho conosciuto tanti ragazzi da tutta Italia. Poi sono andato a vivere in Inghilterra, e lì in Inghilterra, ragazzi, ho conosciuto, cioè, non so se avete mai vissuto all'estero, ragazzi. In generale comunque quando si vive all'estero ci sono delle piccole comunità, delle piccole community di italiani che chiaramente si incontrano all'estero, con i quali poi si stringe amicizia in maniera molto semplice in un paese straniero, con i quali ho stretto dei bellissimi rapporti, ragazzi, che provenivano da tutta l'Italia, credetemi, veramente da qualsiasi parte dell'Italia, con i quali ho bei rapporti, ci sentiamo continuamente. Tra l'altro proprio oggi è venuto a trovarmi un mio ex collega di Manchester, un mio amico di Manchester, ragazzi. Bei tempi quelli quando abitavo lì. Bello, bello, bello. Non vedo l'ora di ritornare in Inghilterra. Solo che stavolta, raga, ci ritorno e vi porto con me in un bel videozzo. Non vedo l'ora di ritornare, ragazzi. Londra è la mia città preferita in assoluto, ma purtroppo è veramente difficile viverci. Manchester invece, raga, è una bomba. Economica come città rispetto a Londra, e si vive veramente benissimo. Ciao Andre, come stai? Tutto a posto, cugino? Che mi racconti? Andiamo col camionozzo. Sorpassino a destra tattico. Andre, grazie del like. Abbiamo un casello qui in prossimità. Vediamo chi sarà a pagare il nostro biglietto. Probabilmente nessuno, perché ho perso il tempo investendo sto camion. Non ci voleva, non ci voleva. Ma ce lo faremo andare bene. Perfetto. Vediamo se riusciamo a passare con questo collega qua davanti. Se riesce a tenere la sbarra aperta. Collega, collega, collega. Aspetta, 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 aspetta. No. No, ho dovuto pagare il casello, ragazzi. L'ho dovuto pagare. E non mi aprono manco la sbarra. E questo è il problema più grande. Ho pagato il casello e non aprono la sbarra. Bella Salvatore, grazie mille del like e benvenuto. Io ci vado con la donna in Inghilterra. E fai bene, fra. Fai bene, fai benissimo. Oh, non mi aprono, ragazzi. Perché non mi fanno passare di qua? Ma che vuol dire? Bella Marco e Salvatore, grazie mille dei like. Non mi vogliono fare passare di qua, raga. Hanno capito che volevo fare qualcosa di sbagliato. Ok, passo lo stesso. Avevo deciso di pagare il biglietto e adesso non avrete manco questo. Via. E andiamo. Ma sto andando in retro ancora. Dai, raga, ci finiamo questo viaggetto e via. Ok, perfetto. Ripartiti, ragazzi, ripartiti. Abbiamo superato il casello che ci voleva bloccare. Non ce l'ha fatta, come sempre del resto, come sempre. Va bene, ti saluta anche la zia Andorella. Salutala, salutala, ciao zia. E qui siamo con un rimorchio DHL a fare i danni per le strade. Ecco, ecco cosa fa tuo nipote, zia, vedi? Questo. E andiamo. E niente, ragazzuoli,
come ho già detto 20 volte poco fa, settimana di ferie è abbastanza triste, ha piovuto tutti i giorni, raga. Che sfiga, che sfiga. Vabbè, raga, non mancherà occasione per farmi le belle vacanze, anche perché ci vedremo dal 25 al 27 novembre alla Milano Games Week, raga, fiera alla quale non potrete mancare, perché raga, là ci si diverte e basta. E poi è troppo bella quella fiera. Vuoi una zucchina in modo così? Oh, grande Marco. Effettivamente sono d'accordo, eh. Io ero morendo a fare i lavori in camera, vabbè, fra, anche quelli sono lavori impegnativi, mannaggia la miseria. Io i lavori in camera li dovrò fare a breve. Voglio rimandare il più possibile, ma inizia a diventare una data sempre meno rimandabile. Già. Bella Julian, grazie mille del like e benvenuto in chat. Come stai, caro? Oddio. Guardrail sono tutti miei. Vai, andiamo in modalità sport per questo, per questa ultimo viaggio, per quest'ultimo viaggiozzo, raga. Modalità sportiva attivata. Let's go. Madonna santa, ho esagerato con la modalità sportiva, ma sono ancora in piedi. Oddio, questo è tipo un classico bacio fra due camion, guarda lì. Tutto a posto? È una donna che guidava. La Games Week non andiamo prosecco a Midrex. No, no. Meglio evitare, Boric, meglio evitare, fra, meglio evitare. L'anno scorso sono successe esperienze mitologiche causate dal prosecco, ragazzi. Però tanto non dovrò guidare, quindi va bene, ragazzi. Via col prosecco al Games Week. Vabbè, sono noto, poi ti seguo. No, Michele, soltanto qui su Facebook, Michele. Ero sulla piattaforma Viola prima, ma adesso sono qui fisso su Facebook. Allora, benvenuto in chat, caro. E si vola, ragazzi, si vola. Un'ora ci distanza. Ma dove che stavo andando? Non lo so, anche a Parma stavo andando. Un'ora da Parma, andiamo. Oh, raga, la musica della scoteca è top di gamma, eh. Sei notturno? No, no, Diego, sto per staccare, ragazzi. Finisco questo viaggio e stacco, ragazzi. Da lunedì si torna a pieno regime con la programmazione settimanale, ragazzi. Oh, mamma mia, il trick. 7.20, atterrato dritto col 7.20 di nuovo, raga. L'ho rifatto, incredibile. Ancora di preciso che gioco porterò, ma probabilmente sarà Warzone. Per il resto io vi auguro una buona notte con questo bellissimo incidente. Noi ci rivediamo domani qui sul mio canale, ragazzuoli, un bacione. E ciao a tutti, ciao raga, vi voglio bene, notte a tutti.